Rieccoci, amici dell'Arena Sportiva, oggi diretta anticipata perché io dopo ho un impegno, però avremo il grande onore di fare la diretta con un ex calciatore che ha vestito la maglia della Fiorentina. Intanto salutiamo il padrone di casa, Alex Rossi, che è entrato nella diretta. Salutiamo Ire Rossi 90, sì, ex giocatore di Verona, Cesena, Genoa, Fiorentina, appunto, Lecce, anche Southampton, giocato nel Grosseto, nell'Ascoli, poi vabbè, altre, ha smesso solo nel, ha giocato anche nella Folgore Caratese di Crescitello, quindi un grande ospite. No, lo vedrete poi. Oppa. Salutiamo Dani. Diretta FHT. Ecco qua. È il solito problema della telecamera, ma Sì. salutiamo anche Luca di Milano Idevolata, che è stata una diretta. Ciao, ciao Dani. Oggi Ciao. Ciao. appunto sarai con me ospite di questa diretta dove avremo anche un grandissimo ospite, un ex calciatore, Uno più appunto. ricordi. Esatto. Sì, che tra l'altro, vabbè, fece 7 presenze e 2 reti, una di quelle appunto. Tips per room, non so se ho pronunciato giusto, di dove sei. Io sono di Torino, Dani non lo so. Provincia di Venezia. Quindi noi siamo al nord, però il padrone di Sì. casa invece è del sud, quindi ma è tutto un miscuglio qua. Salutiamo anche Chiara JC Mattiello, entrata nella diretta. Salutiamo Eri Gospel. Appunto, oggi abbiamo anticipato perché dopo ho un impegno io, quindi il padrone di casa ha accettato di farla lo stesso, ma anticipare, quindi ringrazio. Ringrazio appunto. Sì, li mando. Ok, perfetto. Mi dà le indicazioni. Eccolo qua. Mandata. N. Romita, salutiamo. Giustamente non ci segue ancora. Dopo questa diretta sicuramente ci seguirà. Salutiamo Gioele Z. Allora, nel frattempo, vabbè, si avvicina la giornata di Serie A. E domani ci sono. Vabbè, la Juve gioca domenica, sì, col Cagliari. O Domani alle domani. 20:45. Ah, domani sera. Domani sera, quindi già. Come, cosa ti aspetti? Dopo, vabbè, salutiamo anche Benedetta Scatena che è entrata nel nostro gruppo WhatsApp, che prima o poi magari sarà anche nostro ospite. Dimmi, Dani. No, col Cagliari mi aspetto una vittoria, su quello mi aspetto. Poi anche una buona prestazione, ma il Cagliari credo che sia molto molto incazzato per l'ultima Eh sì, sconfitta, quindi non sta facile. ecco. Eccolo qua. Mandato l'invito. Eh sì, domani, sì, dopo il 5-1, secondo me. Ecco qua. Ciao. Buonasera, Ciao. grazie per aver accettato il nostro invito a partecipare a questa diretta. È Niente. un onore appunto fare un po' di domande a comunque un giocatore che ha giocato in Serie A e anche vestito maglie come quella del Lecce, della Fiorentina, del Cesena, quindi tanto appunto lui si chiama Danio Goglio Gobbo, infatti abbiamo detto che gli rievochi i brutti ricordi. Tra l'altro io sono di Torino Grazie.
E appunto, quindi sono di Torino ma non tifo Juve, però cioè, quella partita la ricordo bene anch'io, ecco. 2008, giusto? 3-2 per la Fiorentina, sì. Sì. Che tra l'altro era, cioè, erano tanti anni, forse era la prima vittoria addirittura della Fiorentina a Torino. Comunque non vinceva da... Sì, no, adesso non mi ricordo. Lui fece il gol del 2-2 e poi Sì, l'assist del 3-2 per poi... Osvaldo. Sì, Sì. mi presto. Sì, ci ricordiamo, io ricordo bene. Sì, Osvaldo segnò 3-2. Tanto, in parte comunque rievoca brutti ricordi anche a me, perché magari senza quella vittoria la Fiorentina non si sarebbe qualificata per la Champions, visto che io tifo Milan e quell'anno il Milan arrivò quinto. E poi vabbè, sì, quell'anno mi ricordo anche la rovesciata di Osvaldo proprio contro il Torino all'ultima giornata. Quindi sì. Cioè, ricordiamo bene. La Fiorentina invece giocherà col Napoli. Se posso partire da te, se, che, co cioè, come hai visto la Fiorentina quest'anno e cosa ti aspetti dalla prossima partita? A me? Sì. Anzi, no, non siamo salutati, stiamo parlando così senza Sì, salutarci. sì, sì. No, io, vabbè, io mi chiamo Davide, lui Daniele. Esatto, da me, da mia parte, bisogna sempre salutarsi, almeno Sì, sì, io sì, sì, sì. vi saluto e saluto tutti gli italiani che ci seguono. Io, tanto non è che devi presentarmi, ormai già fatto. Allora, io al di là del giocatore che ho giocato in Serie A tutto quanto, sono diventato anche un tifoso della Fiorentina. Perché, Sì. sai, anche con tutte le squadre che sono passate, però con il legame che ho e la tifoseria, il partibello del calcio che loro mi hanno dato e mi è rimasto dal cuore. E anche le tifoserie dal Cesena, che ho avuto un bellissimo rapporto, anche le tifoserie di Verona, che sono le squadre che mi sono molto, molto legato questi anni, anche senza togliere le altre squadre che ho fatto bene, anche Ascoli, tutto quanto. Verona è la prima squadra in serie, cioè in Italia in cui hai giocato, giusto? No, il giocatore seriale era Genova. No, no, dico in Italia. Sì, in Serie A è il Genoa, però in Italia è il Verona, se non sbaglio. No, è Verona, ho giocato Serie B. Sì. Sì, Verona, poi 60, dal 2002 al 2005, sì. È che ha appena retrocesso il Verona, perché nel 2001-2002 il Verona è ancora in A. Raina, esatto. Sai, la mia rilancia lì, come ci dice, la fortuna che ho avuto lì a Verona è quasi una storia bellissima, per dirti che tanti non lo sanno come sono arrivato in prima squadra, tutte queste cose sono dei bellissimi ricordi che ce l'ho in testa. Però adesso le domande che mi hai chiesto per la Fiorentina, io, sai, la cosa più bella è che l'attuale allenatore è stato mio capitano quando ero a Verona. Vero. Allora io lo conoscevo benissimo e io quest'anno ho avuto la fortuna, quando l'hanno chiamato, io ero in Italia, quando c'era il Covid, e mi sono andato. Le prime partite c'erano Coppa Italia, se mi ricorda bene. Allora Sì. sono andato in albergo, sono andato a trovare Vicentino Italiano, quando sono arrivato a Verona, che lui era prima squadra, era più o meno un grande fratello, era capitano e ci ha aiutato molto per inserire noi, che io arrivavo dal settore giovanile della Verona, non era facile, però lui, con la mia velocità e il suo lancio lungo in centrocampo, e lui mi ha detto che papà, non ti preoccupare, l'importante è correre la palla te la faccio arrivare, e questa cosa mi ha aiutato molto per esplodere a Verona. E dopo, quando sono andato a parlare, io come ex della Viola, che conosco bene l'ambiente Viola, che è una città molto particolare, è una tifoseria molto particolare che ti dà tanto, aspetta tanto. È una tifoseria molto attaccata nella maglia, molto. E io sono andato lì, l'ho parlato come grande fratello, l'ho dato il mio punto di punto riferimento, la tifoseria, e io gli ho detto che guarda, come io ti conosco, da uomo come da persona, non cambia niente. E la tifoseria piace questo tipo di persona. E piace la tifoseria attaccamento alla maglia. E lui è tipo questa storia di allenatore, soprattutto è giovane sull'ambiente del calcio,
però lui quando giocava era già un allenatore in campo. Tanti, magari tanti non lo sapevano, noi che abbiamo giocato con lui, sapevano già, era un leader, era una persona che teneva bene lo spogliatoio e sapeva bene come parlare ai suoi compagni. E secondo me con questa cosa, quando vieni, quando sei un allenatore, hai già questa cosa in avanti, sei sempre in avanti rispetto agli altri allenatori, che è classico, che parlano sempre teoria calcistica. Invece quando sei una persona di spogliatoio, che sai bene, che lo vivi, e già dal calciatore, ti vieni proprio naturale. E l'ambiente, dal cosa, deve sapere adesso sei l'altra parte. Deve gestire almeno tanti test di, tra virgolette, test di cazzo, scusa il termine, che Allora, deve vai. gestire. E lì non deve comportarti mai come allenatore. Però come abbiamo fatto Coverciano, anche io ho fatto come si dice, abbiamo Il fatto corso? il Sì, corso, patentino. esatto, quando sei un giocatore ti comporti sempre come un tra virgolette un matto, però quando fai il corso è lì che capisci il ruolo dell'allenatore e sa che non è un ruolo facile, e sapendo tutto quanto. Però quando sei nell'alto ti comporto come un giocatore, il giocatore non gli frega niente, gli frega solo di giocare, e gli frega perché tu non gli piace, perché li metti in banchina. Lui ha un altro mondo. L'allenatore ha tanti aspetti diversi dal giocatore, che le gente devono sapere. Deve essere un modello, un osservatore, qualcuno che ha giocato, e tanti punti che abbiamo imparato quando fai da patentino. E Sì. quest'anno io ho visto che la Fiorentina l'ha dato a Ferruccio, e lui gli mancava solo questo. E come si dice, quando un allenatore trasmette il suo sapere, e i giocatori le capiscono e li seguono, le cose devono facile. E la musica, come si dice, quando canta, canta bene. L'importante è che l'allenatore deve lavorare solo sull'aspetto psicologico dei giocatori. Se arriva a entrare nell'aspetto psicologico dei giocatori, quando loro lo seguono e lavorano e creano un modo di gioco, i risultati arrivano. Per quello che adesso la Fiorentina non mi ha sorpreso, perché sapendo che questi anni hanno lavorato solo questo punto di vista, secondo Sì, me. sono d'accordo. Non era facile però per lui, cioè comunque è arrivato dopo Gattuso, cioè doveva essere l'allenatore Gattuso, lui aveva rinnovato con lo Spezia, è stata un'estate un po' travagliata, ecco, un po' scombussolante, ecco. Però le sue caratteristiche le aveva già fatte vedere allo Spezia e effettivamente le sta continuando a dimostrare, ecco. Sì, perché sai, è un classico allenatore che adesso il calcio moderno le gente piacciono. Il calciatore è l'allenatore che è sempre la partita, le vive come le sue giocatori, vedi? E ogni tanto è sempre a tuta. Poco volte le vedi con la giacca cravatta, è sempre con la tuta. E questa cosa è molto importante. È un allenatore che capisce già i suoi giocatori, quello che stanno facendo in campo. Non è un allenatore che non sapeva giocare, non aveva. No, lui era un allenatore in campo, ve lo posso assicurare, già quando giocava. Immagina che adesso è parte l'altra parte. È importante che anche ha lavorato bene sull'aspetto psicologico dei giocatori, perché la Fiorentina, quasi il 50% della squadra era sua. Vlaovic, Sì, scusami, non mi viene bene il Dusan, nome, sì, Dusan. Dusan era quasi il 50%. Al di là che Dusan è andato via, lui ha sempre tenuto bene la squadra. Non è facile, non è facile. Però secondo me quest'anno la Fiorentina ha azzeccato bene l'allenatore giusto, e anche Vlaovic, che ha fatto benissimo questa parte dal campionato. Sono d'accordo. Non so se Dani vuoi aggiungere qualcosa riguardo. No, volevo, dato che ho il piacere di averlo qua, e dato che ha avuto appunto Italiano che sta facendo bene da allenatore, e siccome io ho avuto l'anno scorso Pirlo da allenatore, volevo chiederti cosa ha
ad Andrea è mancato, cioè lui avrebbe dovuto fare per forza la gavetta, cioè quello che è mancato ad Andrea Pirlo per, diciamo, uscire da allenatore. Oh, e secondo te rischia di essere bruciato per l'anno che ha fatto l'anno scorso? Sai una cosa che c'è? Io Andrea non lo conosco bene, però quando vedo l'aspetto calcistico fuori, sai, sono due cose, quelle che vedi e quelle che non vedi. Però puoi giudicare anche la persona dal suo modo di essere. Andrea è una persona molto tranquilla, capito? Quando lo vedi che è una persona, sembra che è spenta, magari il spogliatore fa vedere le sue cose, la sua tattica, il suo modo di fare, io non lo conosco bene come lavoro, non posso parlare male. Però oggi come oggi il calcio deve viverla, deve viverla, deve esprimere tutto, deve esprimere dentro gli spogliatoi anche fuori dagli spogliatoi, così le gente possono anche supportarti, possono aiutarti, perché quando sei lì e stai guardando, sapendo che Andrea è un maestro, sapito? Quando giocava, capello, non c'è niente da dire, però avere questo passaggio. E questa tranquillità, giustamente ogni persona ha il suo modo di essere, di essere come persona, molto tranquilla e tutto quanto. Però il calcio oggi è una cosa di grinta, caro. È una cosa di tirare fuori le cose, deve esprimerla. Quando tu le tieni dentro, le gente di esterno che non vivono con te, che non sanno lo spogliatoio, come vivi, con quanto, magari possono giudicarti come ti comporti fuori dal campo. E questo è uno sbaglio, perché il tifoseria non sa. E vedi, il giocatore è sbagliato, perché non lo grida? Perché non fa questo qua? Fanno 50.000 domande che non lo vedono. E questo fa parte anche del calcio, purtroppo. È così, perché le gente vogliono sapere come esprime. Come io oggi sto aiutando dei ragazzi qua in Senegal. Basta che ti vedo giocare, io so subito che tipo di giocatore sei. Basta che giochi, io so che te sei un testa di cazzo, sei una persona grintosa, sei una persona che non vuole perdere, so subito tua mentalità perché tu mi esprimi tutto, calcio non mente, ti esprimi tutto e anche l'allenatore deve esprimere. Oggi quando vedi Conte tu puoi dirgli tutto, però il 90% è come, questo qua ha giocato più, ha buttato più energie che i giocatori che sono in campo. Sì, è vero, è vero. Magari le gente le piacciono questo tipo di persone, perché la persona che non entra in campo, la tifoseria, è molto attaccata alla sua maglia. Quando ti vedi che stai lì a lottare e non guardi aspetto economico, non guardi niente, sfondi, urli giocatore, vai su, giù, fai tutte queste cose, però con la testa e le gente ti seguono. Magari c'è piccole cose, però. Come ci dice, Andrea è un maestro del calcio, lo sappiamo benissimo, però l'aspetto esterno conta anche molto dal gioco. Magari posso sbagliare, però è il mio punto di vista. No, assolutamente, assolutamente. Grazie. Sì, vabbè, abbiamo parlato della Fiorentina che tra l'altro giocherà invece domenica alle 15. E il Verona, abbiamo parlato del Verona che è un'altra delle squadre a cui sei legato, gioca domani invece alle 18. Anche il Verona di Tudor che ha avuto anche loro un cambio in panchina, prima c'era Di Francesco, poi Tudor. Ecco, anche lì a livello di allenatore. Cioè, secondo te il Verona perché è cambiato così tanto tra questi due allenatori? E pensavi che Tudor potesse far bene a Verona? No, l'unica cosa che ho visto questi anni a Verona, hanno lavorato più sui giocatori, sulla qualità dei giocatori che arrivano. Secondo me che giustamente quando stanno investendo molto dei giocatori che nessuno conosce e nessuno sa neanche dove vengono, però riescono a fare dei mischi. Questi ultimi 3 anni Verona sta facendo benissimo sul piano calcistico. Non lo so chi fa. Quali sono i direttori sportivi o le squadre che lavorano con loro? Stanno facendo un lavoro proprio tanta roba, perché i giocatori, le squadre come Verona, tutto quanto erano sempre squadre di Serie B, Serie A, Serie B, Serie A, sempre. Però questi ultimi anni stanno tenendo il bar molto alto e stanno facendo bene. Qualsiasi allenatore che viene lì, secondo me, può lavorare bene perché la società sta facendo un bel progetto dietro con i giocatori che arrivano.
Secondo me il scoop è quello, perché ogni tanto quando stai sempre Serie B, Serie A, Serie B, impari esperienza e guadagni esperienza. Mano a mano la società ha guadagnato esperienza in questi anni e si vede che ogni tanto sono giocatori che sono spenti dall'altra parte, vengono veramente esploso. E questa, non lo so se la società ha il suo meccanismo o ci mette bene, gli mette a agio bene i giocatori che arrivano e stanno facendo un bel lavoro interno, secondo me. Sì, sono d'accordo. Non so, Dani, anche tu sul Verona. Tra l'altro, Inter-Verona, quindi tu che hai appena visto l'Inter giocare contro la Juve, ecco, che partita ti aspetti? Io l'Inter sinceramente l'ho vista male contro di noi. Hanno avuto, non dico fortuna perché per me vince sempre chi merita. Quindi diciamo sono stati più cinici su quell'aspetto lì. Io credo che l'Inter contro Verona non, cioè, faticherà parecchio, per come la vedo io. Non lo so, Tudor ha fatto un bel lavoro sotto questo aspetto Sì. perché non era facile fare quello che ha fatto. Quindi tanta roba. Domani per me l'Inter, guarda, te lo dico qua, per me domani l'Inter non vince, poi faremo Lo vedere. dicevo prima in un'altra diretta, secondo me anche potrebbe essere. Invece, tra l'altro, vabbè, saluto mio papà che è entrato in diretta. Tra l'altro, è un'altra squadra, appunto, parlavamo del Genoa, che invece giocherà domenica alle 12:30. Qui anche c'è stato un cambio di allenatori continuo, è arrivato Blessing che ha dato un po' di stabilità, anche se ha perso l'ultima col Verona ed è comunque ancora in super lotta per la salvezza. Anche qui, secondo te, quali sono i problemi del Genoa e secondo te riuscirà con la nuova proprietà ad aprire magari un nuovo ciclo negli anni, anche se dovesse retrocedere, ecco. Sai, una cosa che c'è quando i rischi sono sempre, perché la squadra deve avere sempre un punto di riferimento. Se c'è tutto questo cambiamento dall'allenatore, dalla società, tutto questo è sempre rischioso, lo sai benissimo, perché la stabilità su tutto il punto economico, tutto quanto, fa paura, perché un giocatore ha bisogno di giocare con la testa tranquilla. E questa è fondamentale oggi dal mondo del calcio. E dopo, una cosa che è bello anche in Italia, prima si sapeva già chi va prima, chi va secondo, chi va terzo. Adesso il campionato sta cambiando molto, Le squadre che magari devono giocare la salvezza adesso stanno lottando bene. E se oggi parliamo del Verona che può vincere con Inter, vuol dire già tanta roba. E Genova mi dispiace perché anche loro, sai, non sono lì, non posso parlare perché sono molto lontano dall'ambiente, dalla società, non so come stanno gestendo questa situazione e tutto quanto, però i cambiamenti fanno bene, fanno male, dipende sempre. In generale, quando la società è lì, tosto, va bene, la società rimane, magari cambiano allenatore. Un altro viene, le cose possono ripartire da zero, però se la società cambia, più l'allenatore che cambia, vuol dire che c'è manca di stabilità e i giocatori devono mettere sempre in dubbio, sempre. E questa fine campionato adesso che è molto duro, se era prima del campionato posso dire ok, tempo di sistemazione. Adesso che siamo verso la fine, con questi cambiamenti, fa paura. Eccola, ciao Eccoci, Roberta, ciao. è arrivata anche lei. Eccomi, sempre di Ciao. corsa. Ciao. Ciao. Vabbè, tra l'altro al momento marchette lo facciamo dopo, dai. Sì, adesso è entrata, il padrone di casa appunto mi scrive, manda l'invito, ho già fatto tutto ed è con noi. Allora. Sì, stavamo analizzando un po', appunto abbiamo un ex giocatore importante che ha Sì. vestito le maglie del, cioè lì Papavaigo che ha vestito appunto maglie di Genoa, Verona, Fiorentina, quindi parlavamo un po' di queste squadre, però ieri la Roma ha giocato e quindi direi appunto di tornare un po' anche a ieri e poi se ti aspetti anche la reazione con la Salernitana.
Ah, beh, vabbè, la Roma di ieri non posso dire che mi abbia stupito positivamente, ti dico la verità. Sicuramente giocare su un campo sintetico frena un pochino i giocatori abituati a condizioni di campo diverse, perché il sintetico comunque aumenta il rischio di infortuni e siamo in attesa di sapere anche che cosa sia successo a Mancini. E il problema è che io andando ad analizzare ai miei dati, ti dico che la Roma ha preso 10 gol comunque da una squadra che è 112esima nel ranking e mi preoccupo. Sicuramente, come ha detto Mourinho, che alla fine è la nostra speranza di progetto e di crescita finalmente che si aspetta a Roma da tanto tempo, intanto ci scrivono Mancini, nessuna lesione per fortuna, ti dico che sono concentrata già prima sulla Salernitana chiaramente e anche per un discorso chiaramente di ritorno all'Olimpico in un contesto sicuramente diverso. Come ha detto Tammy Abraham quando ha ricevuto la palletta di neve addosso, ci vediamo al ritorno. Speriamo insomma di farci valere perché alla fine poi dopo, anche se all'andata abbiamo perso fuori, al ritorno all'Olimpico abbiamo pareggiato e ieri purtroppo abbiamo di nuovo perso, alla fine la partita che conta sarà quella di ritorno che andrà a decidere se si prosegue o meno questo percorso di conference che secondo me è fondamentale per la Roma. Eh sì, siamo d'accordo. E tra l'altro, appunto, ci sono stati un po' di tafferugli vari tra le società, Ah, non si è ancora capito bene tra cosa le sia società, tra successo. l'allenatore e il preparatore nostro dei portieri, sembrerebbe da quello che ho letto, ciao a Parlamo de Roma, intanto Sì, salutiamo, parliamo che da Roma. l'allenatore del Bodo abbia Sì, colpito Nuno sì. Santos, però ecco, che devo dire, ti dico la verità, questi episodi non rendono giustizia alla bellezza di quello che deve essere il calcio, che comunque è uno sport meraviglioso, a prescindere da chi le faccia. Non voglio andare a screditare il Bodo Glimt perché è una società che non conosco, ma sicuramente non è una bella figura perché devono tenere in considerazione che è la prima volta che partecipano comunque a una competizione europea, che per noi sì, è un'Europa di Serie C. Perché questo è, ma per loro comunque può essere definita l'Europa che conta, perché Sì, comunque è la prima beh. volta, è la verità, cioè non è Sì. Cioè, l'anno scorso hanno fatto i disprezzare, preliminari di Europa League con noi. Comunque, sì, più di quello sì, ma per effettivamente non. sì, no, vabbè, loro sono imbattuti da 36 giornate comunque. Sì. E non stanno facendo, vuoi o non vuoi, è una squadra che abbiamo anche, se si può dire, preso in giro all'andata perché poi non la conoscevamo fondamentalmente, quindi se ne sono dette di tutti i colori. Invece, alla fine, purtroppo, ieri uscendo dal campo, hanno trovato loro poi riscontro nelle loro prese in giro del fatto che sia stato un sorteggio fortunato e ritrovare la Roma, il cartellone del 6-1. Insomma, Sì. avrei volentieri Sì, evitato. Sì. Sì. assolutamente. E, parlando d'Europa, faccio questa domanda a chi vuole, facciamo rispondere prima. Dai, hai visto le partite sia di Champions, sia di Europa League, sia di Conference? Quali squadre ti hanno stupito in maniera positiva e quali in maniera negativa? Beh, oggi il Champions è bellissimo, qualsiasi squadra stanno facendo bene, il City che fa uno con il suo gioco che sta facendo, anche Barcellona fa fatica a fare 1-1, tutto quanto si vede che il calcio sta cambiando, i nomi di squadre stanno cambiando, tutto stanno lavorando bene e anche questa deve essere la bellezza del calcio. Perché vincere un paio di anni fa, quando Barcellona stava giocando, tu dici che quanti gol deve fare? Non parliamo della vittoria che deve prendere. Però il calcio sta cambiando, gli allenatori stanno lavorando bene, le squadre che vengono da altri paesi stanno facendo bene. E secondo me, la squadra che ha più fortuna e chi ha più quadrate avrà più fame e vincerà questo Champions. E le sorprese che abbiamo visto con Paris Saint-Germain che sta fuori, tutto quanto, e Real Madrid che ormai diciamo sempre vecchio, vecchio, però questi vecchi mortacci
Come si dice, è Benzema che non si ferma più, ormai quando la palla lo tocca e va dentro, stanno messiando, e questa squadra è l'unica squadra che oggi Barcellona lo sta facendo, però non come Real Madrid, che mi piace, perché la vecchia guardia deve essere dentro il spogliatoio. E questa, purtroppo, io mi piace questa calcio mixata del gioventù e della vecchia, perché questa si vede anche in campo, si vede che il Real Madrid, al di là che dicono Real Madrid finisce tutto quanto, però si vede, in campo si vede che è una squadra che fa il calcio bello, che è il vecchio tempi e il gioventù, e questa mischia stanno facendo con Ancelotti, che ormai è un maestro, non parla neanche, lui ormai fa due o tre cose, la musica va. E questo è il bello del calcio. E stiamo vedendo anche questa Barcellona che sta facendo un tic-tac come prima, però un tic-tac molto, molto positivo, un tic-tac molto dritto, un tic-tac che fa male con questi giovani che stanno facendo Sì. bene. Secondo me, se le lasciamo un paio di 2 anni che non si muovono, questa Barcellona farà male a tutti, a tutti, a Sì, tutti, a tutti, secondo me. Però, come si dice, City sta facendo bene, che è sempre l'allenatore che tiene ancora lo spogliatoio, anche lì prima o poi la squadra cambierà piano piano. Però il resto, le gente stanno facendo bene, Bayern fa fatica, e giustamente il calcio europeo, questa Champions League è molto bello da vedere. Dani, tu cosa? Vabbè, è vero che a te parlare di Champions League forse fa un po' male, però No, vabbè. vabbè, tanto ormai ci siamo. No, vabbè, Salutiamo, posso salutare io l'anno Sport scorso. Together, ragazzi? Mi Sì, scusate, salutiamo interrompo. Sport Together. Dai, Sì. poi Ciao, ho un ciao. sacco di cose belle da raccontarvi di Sport Together, perché ne sono parte attiva. Eh sì, dobbiamo fare un po' di marchette dopo. 10 minuti iniziamo perché ne avrai da dire. Sì, Salutiamo Eli io no, io sono Borsato. entrata molto volentieri per salutarvi e tutto quanto, però non posso intrattenermi perché ho un'altra live e poi stasera sono su Oh, OCTV. Dopo i infatti, draghi infatti. stasera, c'è da Esatto. fare. Lo so, infatti volevo fare un momento. Sì, comunque Dani, appunto, se vuoi, tra l'altro salutiamo anche Zampa Junior, non so se è davvero c'entra Io qualcosa, di però Zampa Junior. salutiamo. O magari di Zampa Car, non so, Scherzo. non lo so, salutiamo, sì, comunque Dani, se vuoi, No. il Villarreal che è andato a vincere col Bayern, ecco. No, ma ecco, altra storia. Adesso ci sono, perché la nostra tifoseria è divisa in due adesso, no? Pro Allegri contro Allegri, perché è così adesso. Vabbè, ovviamente i pro Allegri adesso dicono, hai visto, però il Villarreal ha battuto il Bayern Monaco. Io credo che anche sta formula nuova dei gol fuori casa che l'hanno levata faccia sì che l'andata sia più tattica e la vera finale ritorno. Quindi, secondo me, sotto questo aspetto, vediamo tante andate più tattiche. Poi sono d'accordo con Papa Waigo quando ha detto sul Barcellona. L'anno scorso ho anche litigato con i miei tifosi perché dicevano, ma vedi anche il Barcellona. Io dico, guarda che questi qua hanno più futuro roseo di noi, perché se iniziano a girare questi qua nel giro di 2 o 3 anni tornano sul tetto d'Europa, eh. Non scherziamo, dai. Io credo che il Barcellona veramente sia. Xavi, ecco, Xavi l'ho sottovalutato, ma sta facendo un lavoro allucinante sotto quell'aspetto. Quindi. Roberta ha abbandonato la diretta, non so se riusciamo a recuperarla, però nel caso intanto salutiamo anche Vale Football ASR, vabbè, che è sempre Vale, ma sotto mentite spoglie. E, sì, effettivamente, appunto sul VRL sono abbastanza cioè il fatto appunto non essere pro contro Allegri, cioè Oh. forse che il VRL appunto come. Sì, diciamo che la figura di merda rimane, non è che ha vinto Sì, contro Bayern Monaco diciamo così però perché. comunque Villarreal ha vinto l'Europa League l'anno scorso, mentre la Sì. Juve viene da. Quindi comunque in questo momento Villarreal purtroppo è brutto da dire, ma a livello europeo conta forse più delle italiane. La realtà, forse Momento qualsiasi squadra sembra. esatto. Purtroppo c'è ragione Allegri che non bisogna dare per scontata la vittoria di una squadra solo perché si chiama Juve o se in questo momento hanno un
progetto diverso, però ecco, in casa se fai una partita così e subisci gol alla prima azione loro, un po' di demerito forse te lo devi prendere. Aspetta, perché Allegri è un po', cioè, è stato un po' incoerente in questi 10 giorni, perché prima dice questa cosa qui, oggi dice che non vuole i complimenti, vuole solo le Sì, vuole vittorie. E ho solo capito. In Italia è quello che io contesto, perché in Italia, ok, facciamo la voce più grossa perché sappiamo che nel lungo periodo vinceremo gli scudetti. Ma in Europa, cioè, noi qua abbiamo poi, potete dire 36, io dico 38 scudetti, perché io lo dico così, però abbiamo 38 scudetti e abbiamo due Champions League in confronto, in proporzione alle altre top europee. Secondo me, sotto quell'aspetto, è una roba vergognosa per quanto mi riguarda. Poi io. Beh, però se ti può consolare, il Milan ha vinto 7 scudetti, ma solo C'è diciotto, 7 cioè ha vinto Champions, sì. 7 Champions, 18 scudetti. Però se vai a vedere appunto dietro di noi, già il Bayern sicuramente ha vinto molti più scudetti. Non so se è arrivato a 36-38, però Sì, ha comunque superato. di Champions ne ha vinte solo 5-6, adesso non ricordo. Ma io Comunque. miro infatti a Bayern Monaco, Liverpool, Real Madrid, queste squadre qua, io. Sì, grande, salutiamo tradizione romanista che appunto dice di trattare bene la Pedrelli e Grancaia. giustamente non possiamo fare altrimenti Oi e Boia. saluta anche, esatto, saluta anche Papa Vai. No, io sono, sì, non, ci mancherebbe. No, comunque sono d'accordo. Giusto, facciamo parlare, torniamo allora a parlare di Serie A. Sassuolo-Atalanta, ecco, visto che l'Atalanta ieri ha giocato in Europa League, volevo chiedere a Andai se hai visto ieri la partita dell'Atalanta e magari appunto anche qui cosa ti aspetti dalla partita col Sassuolo. Secondo me sarà una partita comunque divertente, ecco. No, non ho visto ieri la partita perché in questo momento stiamo facendo Ramadan in Senegal e la sera io sono corto Sì. e quando mangio vado a letto perché siamo a Ramadan. Però l'Atalanta, come si dice sempre, questi ultimi anni ha fatto benissimo, però sai, quando metti una tattica, prima o poi le gente scoprono tutto. E oggi come oggi l'allenatore dell'Atalanta era mio allenatore di quando Eh ero Genoa. sì, a Genova, No, sì, è vero. ho avuto un brutto ricordo con lui, però come si dice, ormai fa parte del passato, sai, lui è un allenatore molto particolare, ti chiede molto, ti chiede molto, e questa tattica che ha fatto uno contro uno, tutto il campo, tutto quanto, ha pagato fino a quanto, però come si dice, adesso il calcio è tanto in avanti che le gente, basta 2 anni, scoprono e ti fanno cambiare tutto in campo e purtroppo tutti gli allenatori oggi sono bravi e la tecnologia è molto avanzata. E come si dice, Atalanta è stata sempre una squadra che gioca calcio, è molto offensivo e arrivano 50.000 a mezzocampo come fa Bayern, è sempre super tenimori che giocano sempre quello. Sta andando bene, però adesso fanno più fatica rispetto agli altri anni. Capito? E questi cambiamenti anche in questi anni sono tanti giocatori che sono andati via. Tanti guardia, vecchie guardie che erano in campo, che giocavano a memoria, si sono mossi e giustamente è rimasto ancora l'allenatore, però non c'è gli stessi giocatori che aveva prima. Purtroppo i giocatori nuovi che arrivano, più giovani, con la mentalità, c'è questa fame che c'erano prima, uno. Il calcio è cambiato molto, 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 ragazzi. Io mi piace sempre prima di arrivare, di fare il contrattino alto, alto, devi arrivare a mangiare i 25 anni di maturità. Io voglio questa cosa. E non voglio togliere quei ragazzi adesso, sono fortunato tutto quanto, però il calcio va in fame. E questa Sì. maturità è molto importante. Però ragazzi adesso non c'erano fame che c'era prima. Infatti, il padrone di casa dell'Arena Sportiva, che appunto Vale, dice se vorresti tornare in Italia ad allenare, ecco. Eh sì, perché oggi io sto lavorando qua in Senegal con questi giovani che tutti affamati vogliono subito diventare dei professionisti e tutto quanto, però io le dico sempre, tra arrivare in alto è molto facile, rimanere che è duro, e però
Io, è l'unica cosa che in Italia che mi fa molto male, che dentro le società non ci sono questi aspetti di preparare i giovani prima di arrivare in prima squadra. Ah. Perché il salto è molto leggero, nella primavera Serie A. E questa cosa a me mi dispiace, perché devono aiutare questi giovani quando fanno questi salti, perché fai 2 o 3 partite in Serie A, tu pensi già di essere arrivato, e invece la strada è ancora lunga. E quando c'è questo aspetto economico, non va bene. Bisogna che i ragazzi sudino di più per meritare certi aspetti, se no sarà un calcio proprio, come si dice, soldi, mercato, e non c'è più attaccamento delle mani, tanto tutte queste cose ormai è finita. Ormai è finita. Io tengo ancora questo calcio vecchio, non lo so voi come l'ho pensato, però io tengo l'attaccamento del Malia. Magari viene una squadra che stai bene con la tua famiglia, che stai lì per 5 anni. Io sono ancora questa emozione e queste cose che è bello, secondo me. Salutiamo Momo che ci scrive. Sì, salutiamo Momo e salutiamo Tradizione. Che ha vinto 300 euro grazie al gol che ha fatto contro la Juventus, quindi ti ringraziano. Sì, ti ringraziano perché... tutti per quel gol. Momo, no, attento che ora ti chiede la percentuale. Sai una cosa che c'è? Allora io vi racconto questa cosa, magari non la sapete. Io non sapevo niente da questa storia tra Juve e la Fiorentina. Io non sapevo niente quando sono arrivato. E dopo sono arrivato in un momento molto difficile, perché sulla fascia c'erano 4 giocatori proprio di alto livello. Osvaldo, Santana, Simeone, tutto quanto. Io sono arrivato fino a un quarto. E quando sono arrivato a Firenze ho detto a mio figlio, tu mi hai buttato nella giungla, dovevi giocare qua. Qua faccio fatica. Però io, come si dice, io avevo sempre la mentalità affamata. Io tutti, grazie a Dio, ho avuto dei aiuti di ex giocatori che erano vecchi, mi hanno dato sempre una cosa. Mi dicevano, papà, quando sei un giovane, tutti i giorni che vieni in allenamento, tu dovevi lavorare come dovevi giocare la domenica. Tutti i giorni. E questa deve essere la tua mentalità, anche se sei in banchina, sei in tribuna, deve lavorare, è questa. E oggi, non lo so se gli spogliatori, se sono ancora questi vecchi, che quando i giovani arrivano, che non sono dentro sull'aggio, che non hanno più l'istima, non hanno più questa tranquillità che li aiutano. L'allenatore non ha tempo di aiutarti, perché lui è costretto ad avere un risultato, non sta lì e dice che papà stai bene, va bene, non ti preoccupare, non mollare. No, questo deve essere dentro i spogliatoi, i vecchi che hanno fatto dei passaggi, però purtroppo oggi non ci sono più. Non lo so come tanto io vedo tante, sono tanti giocatori che sono ragazzine, sono bravissimi, però la testa ci viene proprio ai vuoto per il comportamento, il modo di fare e il modo di gestire anche lo spogliatoio. È molto duro. Sì, ti propongono di venire al posto di Afelice, che serve un vice Abraham. Allora, senti, ma prima di salutarvi te la posso fare una domanda? Sì. Perché qui Mourinho, lo sai che quando è arrivato a Roma non ci credeva nessuno, no? C'è stato uno sgomento generale, addirittura anche noi romanisti pensavamo che avessero hackerato il sito della Roma, che la notizia fosse fake, non fosse vera. Ho detto, ma come Mourinho, com'è possibile? Essere allenati da un mister come Mourinho, per un giocatore, per la fama di Mourinho, che cosa rappresenta? Perché Mourinho è stato un po' uno spartiacque, cioè siccome lui ha detto praticamente quando c'è stato da dire male dei giocatori, lo ha fatto senza porsi nessun timore. Allora, ti dico, a qualcuno ha fatto bene, a qualcuno sembra aver fatto male. Tu come avresti reagito se Mourinho avesse detto sei una pippa, fondamentalmente, cioè l'avresti accettato? No, aspetta, ti dico una cosa, magari ti sorprendo un po'. C'è due Mourinho. C'era uno Mourinho che tutti i giocatori sognavano di essere allenato da Mourinho. Uh-huh. E questo nuovo Mourinho, sono due Mourinho. Ok. Allora, questo nuovo Mourinho è l'unica cosa che c'è, non deve essere più quello prima, non può essere. Oggi deve essere un padrino.
Cioè, ma una volta che è arrivato Mourinho a Roma non è più il Mourinho di prima, e no. No, no, lui... no. No, non è... E giustamente non è Mourinho di prima, diciamo la verità. Scusami, perché sai una cosa che c'è? Quando Mourinho è arrivato a un livello che tutti pensavano il signore, tutti dicevano il capo, e dopo abbiamo visto il disceso, il disceso, il disceso, il disceso. Giustamente, il personaggio, la persona rimane sempre... È il Mourinho che deve inventare un altro personaggio che le gente possono adattare al suo modo di essere e al suo modo di essere. E giustamente il calcio è cambiato. Noi prima, dentro lo spogliatoio, quando sei giovane, devi prendere schiaffi e sei zitto. Oggi i giovani danno schiaffi ai vecchi. E questo è il contrario adesso. Esatto. L'allenatore che venivano lì, io voglio questo, questo e questo, e vedevi che tutti la vecchia guarda andavano 1.000, 200.000. Oggi l'allenatore, certi allenatori diciamo che hanno fatto la loro gavetta, devono adesso coccolare i giocatori per avere un risultato. Io ve lo dico, allora dimmi, il Dembélé di 2 anni fa e Dembélé adesso cosa è cambiato? Sì, certo. Sì, sai una cosa? È cambiato solo. Il Xavi ha visto che questo ragazzo ha un talento. È un testo. Però può essere che invece la Roma non è una squadra all'altezza di Mourinho e Mourinho non è adoperato per fare i miracoli? No, oggi come oggi si vuole il risultato. I ragazzi adesso che ho visto, deve coccolarli. Alcuni devono prendere schiaffi, però alcuni devono essere popolati e ti danno le cose che è incredibile. Purtroppo il calcio è così. Perché io l'ho visto da Dembélé. Dembélé tanti anni fa, ogni 2 partite fortunato, bom bom bom. Xavi è arrivato, l'ha popolato come grande fratello. Oh, non mi rompere coglione, fammi vincere le partite. Questo qua entra 15 minuti e ti cambia la partita così. Cosa è cambiato? È solo il atteggiamento. E dopo, oggi purtroppo è così, l'atteggiamento che deve avere verso il giocatore deve essere un atteggiamento molto fratellato, padre figlio, che deve coccolarli, purtroppo è... Beh, oddio, guarda, lo sai che ti dico? Che secondo me invece lo schiaffo di Mourinho dato a un giovane e ci sta. Perché secondo me un giovane ha molto rispetto per Mourinho. Il problema è che la Roma ha anche dei giocatori grandi di età che secondo me non hanno accettato bene quando è nata, diciamo, la polemica da dopo la sconfitta contro il Bodo, perché poi secondo me quello è stato veramente un trauma per Mourinho stesso. Anche Mourinho ha detto la cosa più brutta che mi sia capitata in carriera, capito? Cioè lui ci ha messo un po' per plasmare questa Roma, perché la Roma ha un DNA importante, eh? Come diciamo noi a Roma siamo di coccio, cioè non è così facile. In più non ha una rosa a disposizione proprio all'altezza, però lui giovani li ha coccolati, guarda Zalewski, guarda Fena Felix, insomma, cioè Mourinho è più che un allenatore, io te lo dico, cioè lui è più che un allenatore anche quando fa da ombrello a protezione della squadra, allora, cioè buon genitore deve dare lo schiaffo e deve dare la carezza, secondo me, e Mourinho per la Roma è proprio l'ultima ancora di salvezza per crescere, eh. Aspetta, ti faccio una domanda. Questo è il Mourinho che faceva sua squadra, che Mourinho ha trovato già una squadra? No, quello ti sto dicendo, forse non ci stiamo capendo. Ti sto dicendo che Mourinho ha trovato una squadra che quando lui è arrivato noi pensavamo che lui avrebbe fatto il miracolo, no? Pensavamo che lui avrebbe tirato fuori chissà cosa da questi giocatori. Mourinho invece, andando a dichiarare anche quello che ha detto a favore di stampa, ci ha aperto gli occhi, perché noi qua a Roma eravamo abituati magari al mister che tentava sempre di trovare giustificazioni. Invece Mourinho ha detto qua mi servono i giocatori, ammettendo che lui non può fare miracoli e ammettendo che la Roma comunque non è una chissà quale squadra. Ti dico soltanto che sicuramente Mourinho per noi, e ti chiedevo che cosa significa per un giocatore essere allenato magari da un nome come Mourinho, per capire un po', no, l'emozione. Io spesso parlo con Diego Tavano, che è il procuratore di Bove, e Bove è assolutamente entusiasta di essere allenato da Mourinho, ad esempio, perché è una fonte di apprendimento. Questo ti stavo chiedendo, ti chiedevo se tu avessi l'opportunità di essere allenato da Mourinho, avessi avuto quando eri piccolo l'opportunità, come l'avresti presa questa opportunità, come l'avresti sfruttata?
No, è un fruttato ad un modo incredibile perché una cosa che tutti i giovani sognavano di essere allenato da Mourinho. E tutto dipende sempre dalla mentalità dei giocatori adesso, come le vedono. Sai una cosa che c'è? Se io ti stimo, io ti do l'anima. E Certo. la domanda è, questi giocatori stimano quello Mourinho che vedevano prima o quello Mourinho adesso? Ho Perché capito questo quello che dici. è la cosa che c'è, dipende sempre il rapporto che adesso che Mourinho deve creare con i suoi giocatori. È molto fondamentale, caro, perché il Mourinho, tutti i vecchi guardie parlavano, questo ti prende un anno, ti fa rettore, ti toglie 3 anni, 2 anni. 3 anni di calcio sul piano fisico, morale e mentale. E abbiamo visto che ogni volta che è andato in squadra, dopo che avete vinto il champion con la squadra, l'anno dopo i giocatori sono persi di vista. E scusami, oggi i giovani adesso sanno, vedono, parlano con i vecchi e la musica canta. E dopo dicono: aspetta, io devo sacrificare un anno della mia vita con questa qua. Sai, sono tante domande che non devi pensare a quelle, devi vivere dall'emozione e devi vivere quello che ti dà. E io, secondo me, se io ero sul posto di questi ragazzi, c'ho tanto da imparare che da perdere. E lui, come allenatore oggi, anche deve gestire bene il suo modo di essere e il suo passato e il suo futuro e anche il suo presente, secondo Eh me. sì, speriamo di fare bene al ritorno in conference perché veramente gli abbiamo dato il primato delle mille palline che Eh l'ha sì. fatte da noi alla Roma, ma gli abbiamo dato anche un primato negativo come quello di Bodo e questo mi è dispiaciuto tantissimo purtroppo. Quindi speriamo di prenderci quello che meritiamo e anche che Mourinho merita al ritorno qui all'Olimpico il 14, insomma, e di fare bene in campionato. Questo è anche Però fondamentale. al di là di tutto, Roma non è una piazza facile. No, no. Qualsiasi allenatore che viene lì dietro le tue spalle. C'è Totti, c'è tanti nomi che sono dietro di te, caro mio, ti caghi addosso. Tu puoi essere oggi, Guarda, hai riassunto benissimo. tu puoi essere Mourinho, tu puoi essere qualsiasi allenatore che sei, perché la Roma c'è una storia dietro e questa storia non lo so. E la mia domanda vi dico anche te, come mai in Italia, io queste cose, io sono innamorato dell'Italia, ve lo dico, perché tutto grazie a Dio. Ho sempre amato l'Italia. Come mai, quando vedi altre squadre che sono in Europa, tutto quanto, le vecchie guardie che sono attaccate le maglie, perché voi non le date l'opportunità di entrare alla società e di aiutare questi? Io questa cosa non riesco a capire. Io mi viene qua, perché? Ma Maldini ci ha Sempre messo solo 9 anni. valorizzare gli altri che valorizzare i vostri propri. Ambiente. Io questa cosa non riesco a capire, scusami, perché tu non puoi parlare a Roma senza Totti. Allora, Ma immagina una cosa, io ti dico una cosa, immagina un giocatore che deve venire, non lo so, Gargagnan, non lo so dove viene in Europa, e va in aeroporto e c'è Totti che viene a prenderla all'aeroporto. Allora ti posso rispondere, ti dico che Francesco quando ha appeso gli scarpini, ok, è stato messo in tribuna senza avere un ruolo che lo rappresentasse Quello è vero. minimamente a livello di intelligenza. Te lo do per certo che lui era lì seduto perché serviva a Pallotta per il marketing, perché Francesco era quello che vendeva ancora più maglie. Stanco di questo, fin quando si è interrotto quel rapporto, finalmente ha parlato. Ha detto tutto quello che doveva dire, si è tolto tanti sassolini dalle Sì. scarpe e ti dico che l'errore fatto dalla società è stato far uscire un'intervista di Francesco su un canale che non era un canale ufficiale della Roma, perché in un'altra società forte, un canale esterno, perché l'intervista anche dove lui parlava di Spalletti, eccetera, eccetera, quando è successo il casino era la Rai, se non vado errata, e non era un canale ufficiale della Roma. Cosa per me sbagliatissima, intanto. Però al di là di questo, quando poi ha dato l'addio ufficiale alla Roma, si è praticamente tolto un pochino di sfizio e ha potuto parlare. A fatica si è costruito un ruolo con la sua società di procura, tra le quali c'è anche Cristian Volpato che ha fatto benissimo,
sì. Con Francesco sugli spalti, tra l'altro, e quando gli è stato chiesto espressamente se volesse tornare alla Roma quando sono arrivati i Friedkin, lui ha fatto capire che ha faticato a svestire le vesti di giocatore, che poi lo ha fatto in parte perché Francesco gioca tutte le settimane, sì, nella Lega Calcio 8. Quindi comunque lui ancora, scusa, gli altri, è concentrato ancora sul campo. E secondo me sarebbe ottimale avere una figura importante come Francesco, così come quella di Daniele De Rossi, però bisogna essere preparati. Ma aspetta, aspetta, no, io, caro, non sono d'accordo con te, perché io papà, la mio modo di pensare, sì, Francesco Totti, dopo tutto quello che ha fatto la Roma proprio deve darle almeno un percentuale dalla società. Ma un altro discorso. Perché sai, no, percentuale di senso, non percentuale economico senza cosa. È uno, no, non ho capito. Mi capisci cosa vuol dire? Che sì, sì. Sì. Tu non puoi parlare oggi di Roma senza Francesco. E io l'ho visto, ma aspetta, non è solo da Roma, l'ho visto con tutte le parti, non è solo a Roma. Sì, infatti, no, il Milan ci ha messo 9 anni per richiamare Maldini, la Juve parlavamo di Del Piero. L'hanno fatto Maldini, l'hanno fatto infatti. L'hanno fatto tutto, bisogna essere sinceri, io sono una persona molto onesta, quando vedo le cose le dico in faccia, sto parlando con te, è stato sempre così come giocatore, quando le cose non vanno bene in spogliatoio, io dico le cose, senza per i miei interessi, anche mi mettono in tribuno, io dico quello che penso, è stato sempre così. L'unica cosa che c'è, tu non puoi avere Francesco, come rappresenta la Roma, tu lo sai benissimo, la Roma... Tu non puoi, dopo il Francesco viene, scusami, con tutto il rispetto, viene il Papa, lo sai benissimo. Con me spogni una porta aperta. Esatto. Allora, tu, ma io ti dico non puoi vedere, quando, non puoi vedere ti gli dico altri anche che, scusami, io ti dico anche che anche se io fossi un giocatore d'esperienza, se fosse Mourinho a darmi una pizza, io l'accetterei. Ti dico la verità, così come accetterei magari una critica di un Francesco, dipende da chi arrivano le pizze, detto proprio così alla romana, cioè se mi dà uno schiaffo Francesco, mi dà uno schiaffo Mourinho, ci può stare, chiaramente parliamo di schiaffi non materiali, diciamo, simbolici, simbolici chiaramente. Allora, quindi io sono d'accordo con te, però attenzione, perché Francesco quando era stato messo in tribuna, non lo so tu quanto hai seguito quelle vicende, ma Francesco quando è stato messo in tribuna e non aveva diritto di parola, anche quando tentò di portare alla Roma Conte e poi fu un buco nell'acqua, e quando le cose alla Roma non andavano bene, lui non poteva intervenire, i tifosi cominciavano a dire Francesco però non parla, stai lì a scaldare il posto in tribuna, perché giustamente se Francesco deve tornare alla Roma deve avere una valenza, potere di parola, potere decisionare, un ruolo ben definito, non può tornare solo perché è Francesco, perché fa comodo ai Friedkin per salvarsi le chiappe. Ma guarda, sono le stesse cose che diciamo noi di Nedved, cioè anche per noi Nedved... Tra l'altro, appunto, sono già le 7:30, quindi appunto abbiamo passato una bella oretta insieme. Appunto, l'ha detto prima, Roberta adesso deve fare un'altra diretta, poi alle 11 su OCW, quindi è super impegnata. Esatto, sì, l'altra volta siete andati anche avanti. Sì, siete andati anche più avanti. Invito lui, lo metto in mezzo. Al gioco. Sì. Ma oggi avete già un gran protagonista, quindi però oggi nelle prossime settimane... Esatto, abbiamo Graziano Cesari, ve lo dico in anticipo. Ok. Allora, ci è andato già uno spoiler. Io l'unico che sono d'accordo con te e tutto quanto, però i ragazzi, soprattutto i giovani italiani, devono avere un punto di riferimento. I punti di riferimento sono questi vecchi guardi storie nel calcio. Sì. Allora, io appunto è passata un'oretta, ringrazio soprattutto Papa Vaigo che ha accettato l'invito per partecipare a questa diretta. Grazie. Ringrazio Roberta per aver partecipato all'ultimo, ringrazio grazie anche Dani. E ci sentiamo la prossima settimana per un'altra diretta. Ringrazio il padrone di casa che mi dà sempre la possibilità di condurre. E alla prossima. Un bacio e un abbraccio a tutti. Ciao.
Ho avuto il vate dello spot che è appena entrato. Allora, un'altra puntata dell'Arena dei Tiki, ormai come l'abbiamo rinominata, è finita. Oggi abbiamo anticipato, sono impegnato dopo. Ci sentiamo la prossima settimana, vediamo se l'orario sarà lo stesso o cambierà. Vi mando un bacio, un abbraccio e alla prossima. Ciao!